che fare con brand di assoluta eccellenza. Ricordiamo che è advisor per la rivista del lusso Excellence, oltre che per Lice e in questo caso per il brand Roxana Pansino. Alla dottoressa Lomastro io chiedo di rivolgere un saluto a tutti i suoi ospiti che sono già stati ben accolti, hanno già avviato un momento di convivialità, come dimostrano le loro, insomma, i loro visi soddisfatti. Dottoressa Lomastro, a lei. Grazie a tutti per essere intervenuti stasera, grazie agli amici che conosco e a quelli che ho conosciuto questa sera, che spero diventeranno poi amici per gli eventi di internazionalizzazione e promozioni successivi, che avremo il piacere di accogliere in altre location esclusive che la catena Baglioni non ha solo qui a Roma, ma in giro per il mondo e anche per l'Italia. Dunque questo non sarà l'unico evento che faremo con Roxana, che ho il piacere di presentarvi. Roxana, un bel applauso per la nostra stilista Roxana Pansino. Lavorando al suo incinta di 8 mesi, che è il suo secondo figlio, e ha cucito i vestiti per, ha fatto cucire i vestiti per me e Camilla, così seguendo il tutto l'esame. Oltre a essere giovane e piena di energia, ha anche tanta volontà e voglia di portare la femminilità, il made in Italy, per il mondo. Visto che spesso e volentieri i talenti vanno fuori, questi restano dentro. Brava! Oggi per la prima volta a Roma, in una piazza non sempre facile per gli emergenti, anche se lei è emergente soltanto di nome, perché in realtà la sua manualità, i suoi manufatti, insomma, parlano per lei e parlano già in tutto il mondo. Però a Roma si presenta per la prima volta, e Roma, voi lo sapete bene, non è una piazza semplicissima. Quindi se Roxana supererà l'esame Roma, secondo me avrà pieno titolo, pieno diritto veramente di spaziare ovunque. Di lei dobbiamo solo dire una nota che già la dottoressa Lomastro ha evidenziato, e cioè di quanto sia, e lo capite anche da come si presenta lei, attenta a valorizzare la femminilità, e non in maniera conclamata, spavalda, in maniera sempre discreta e raffinata. Però non vorrei dare troppe anticipazioni, perché ovviamente, come in ogni buona creativa, le sue creazioni parleranno per lei. Vogliamo procedere? Certo, grazie! Grazie mille!